Cari telespettatori, un'altra importante puntata di speciale XX secolo. Questi reportage storici che realizziamo, il nuovo Giornale Nazionale eh, e soprattutto eh, Gamma Multimedia Italia di Roberto Sportellini che eh, realizza eh, prendendo materiale d'archivio, miscelandolo in un certo modo, cercando documenti rari, questi speciali che fanno luce, eh, accendono un faro su eventi del secolo scorso, ma che ancora, diciamo, hanno un eco nella nostra società, d'altronde il nostro secolo è iniziato da solo 21 anni. Bene, il tema di questa sera al centro il più grande giornalista italiano diciamo del dopoguerra sicuramente che è Indro Montanelli il vecchio cilindro con una luminosissima carriera eh, contrastata però perché poi Montanelli ha avuto la caratteristica di essere sicuramente il numero uno dei giornalisti italiani grandissimo inviato del Corriere della Sera mitiche le sue corrispondenze dall'Ungheria dove capì tutto quando gli altri ancora navigavano nel buio eh, e, però No, è stato diciamo così odiato dalla sinistra e amato dalla destra in certi periodi però finisce la vita diciamo così malvisto dalla destra e amato dalla sinistra questo dimostra anche l'indipendenza e anche l'onestà intellettuale del personaggio certamente un liberal conservatore certamente un liberale di destra che però dopo l'89 seppe cogliere anche che con la fine del comunismo lui che era fortemente e ferocemente anticomunista qualcosa era cambiato non solo, ma se certamente era un liberale di destra, non amava la destra italiana perché secondo lui non era liberale. Il tema di questa sera è eh, Piazzale e Loreto, meglio il titolo esatto è Piazzale e Loreto e la fine del fascismo, dove eh, la gamma multimedia Italia ha messo insieme degli spezzoni molto interessanti e tra l'altro quasi inediti, diciamo che si conoscono, ma il modo in cui li ha messi insieme li rende praticamente quasi inediti fondati anche sulle risposte che Indro Montanelli dà alle interviste sull'ultra alla storia italiana che gli fece eh, Alan Elkann eh, e che mh, ottime interviste e in queste eh, interviste lui parla anche, della fine del fascismo e quindi anche di Persale Loreto con quei tratti giornalistici così efficaci e rapidi ma allo stesso tempo approfonditi anche dipingendo personaggio per personaggio che lui peraltro aveva conosciuto molti di essi e quindi inquadrandoli bene nelle loro virtù e nei loro, loro vizi una cosa sicuramente da vedere che fa parte della nostra storia dimenticavo Indro Montanelli è stato anche autore numerosi libri di storia eh, molto apprezzati molto divulgativi alcuni storici li contestano eh, tipo Barbero per esempio perché ritiene che Montanelli abbia dato eh, le abbia legittimato alcuni pregiudizi in qualche maniera e quindi sia stato uno storico più divulgativo che più uno storico di ricerca ma noi non entriamo in questi argomenti che lasciamo al dibattito scientifico tra gli storici diciamo solo che i libri di storia di Montanelli furono un un grandissimo, e sono ancora, un grandissimo successo editoriale. Buona visione. Montanelli, mi rendo conto che la storia del fascismo non si può fare in una battuta, ma comunque volevo chiederle cosa fu il fascismo e chi fu Mussolini? Ma questa è una domanda che i grammatici definirebbero endiadi, perché... È la stessa domanda che sembrano due diverse, in quanto il fascismo fu Mussolini e soltanto Mussolini che vi cerca altre cose, fonti ideologiche, eccetera, è completamente fuori strada. Il fascismo fu Mussolini e la storia del fascismo è la storia di Mussolini o per meglio dire la storia dei due Mussolini, anzi tre, perché ce ne furono tre. In realtà ci fu il primo Mussolini, il Mussolini restauratore, il Mussolini che arrivò a Roma non portato sulla punta delle baionette delle sue squadre di camicie nere che arrivarono a Roma quando lui era già Presidente del Consiglio. Questo fu celebrato sempre come una rivoluzione, una rivoluzione fatta d'accordo col re, coi carabinieri, con quanto c'era, come sempre avviene in Italia. Insomma. E, e questo, Mussolini, questo Mussolini assolse il suo compito. L'Italia era, era un paese nel caos perché non c'erano dalla fine della guerra in poi, non c'erano più stati dei governi capaci di governare per lo stesso motivo. Per cui non lo sono ancora i governi attuali, cioè erano dei governi di coalizioni, di coalizioni che non andavano d'accordo perché i popolari di Sturzo non si misero mai d'accordo con i socialisti dei vari Lazzari. E compagnie, belle, cioè in mano agli elementi più estremisti perché, quindi, nella piazza dominava la violenza che prima era stata rossa e che ultimamente era diventata la violenza nera, nei ministeri si suonavano i campanelli, non venivano nemmeno gli usceri a sentire che cosa voleva il ministro, i servizi di Stato, gli organi di Stato non funzionavano più. Arrivò Mussolini e, bisogna dire la verità, rimise ordine. La difficoltà più grossa fu quella di inquadrare e di ordinare le squadre fasciste. Mussolini non ha mai amato i fascisti, questo si è detto fra noi, potrebbe essere il capitolo di una storia nuova, ecco. li detestava. E queste, queste squadre eh, di manganellatori non obbedivano mica a Mussolini, obbedivano ai vari rasse provinciali, obbedivano a Farinacci a Cremona, a Balbo a Ferrara, a Arpinati a Bologna, a Tamburini a Firenze. Eh, eh, erano. Erano autonomi, diciamo. autonomi risorsi, litigavano anche fra loro, eccetera. Mussolini ricorse a un sistema eh, intelligente e sicuro, li inquadrò in una istituzione, creò la milizia fascista, che aveva una sua, una sua gerarchia e una sua disciplina poco rispettate, ma però insomma, eh, che, eh, che impedivano... Certe, certe iniziative, ma non si fermò qui, Mussolini chiamò accanto a sé a formare il governo quanto c'era di meglio in Italia, sia che fosse fascista o che non lo fosse, perché lui affidò per esempio la riforma dei codici a Rocco, che non veniva dai quadri fascisti, affidò la riforma scolastica e fu l'unica buona riforma. Che l'Italia ha avuto in questo secolo, a Gentile che, che anche lui non veniva, anche se simpatizzava, non veniva dai ranghi fascisti per la economia di cui lui non capiva nulla e si affidò a uomini come Finzi, poi come Volpi, come, come Beneduce, come il giovane Menichella, tutta gente che non aveva nulla a che fare col fascismo. Questo Mussolini durò 5 o 6 anni e si, e si capisce perché e come raccolse il consenso di quasi tutta l'Italia. Questo è il momento di cercare un consenso assoluto. Il plebiscito non offre alcuna scelta agli elettori che votano in colonnati e in camicia nera. I deputati li ha già scelti Mussolini. Si tratta di dire sì o no all'indirizzo politico del partito. In definitiva, di consacrare il mito personale di un uomo. Chi dirà di no? Cominciano per il fascismo i giorni del sole e del grano. In un paese dove il pane è un problema di tutti i giorni, questa è una politica che intenerisce e procura consensi. La battaglia del grano, indice di un'economia povera e arretrata, è uno dei più patetici e abili diversivi ideati dalla dittatura. Lo avvallano il re e le speranze di pace di un popolo intero. Sotto tanto sole, unica nota pessimistica, è l'impermeabile di Mussolini. Poi successe a Mussolini quello che succede sempre a chi esercita per troppo tempo un potere assoluto: perse il senso della realtà. Si allontanò dalla realtà. Si allontanò, lui che era stato un realista, tempista, eh, politico eccellente, non uomo di Stato, ma politico eccellente, appunto per il senso del tempo e della misura che aveva, che aveva avuto, si allontanò dalla, dalla realtà e diventò quello che, che Bottai chiamava il monumento di se stesso. Quello che Grandi chiamava la caricatura di se stesso e quello che, eh, che Balbo chiamava addirittura un, un cola di Rienzo che si crede Giulio Cesare e a cui bisognerebbe fare, fare la stessa fine. Eh, del cola di Rienzo della storia. E quindi l'impero, quindi eh... l'impero, la pretesa di non, di non di non essere soltanto il protagonista della storia d'Italia, quello lo era effettivamente, ma della storia d'Europa di far recitare all'Italia una parte a cui l'Italia era assolutamente eh, non preparata e, e, e è incapace di è incapace di dire. Quindi anacronistico e fuori dal, dal fuori tempo fuori dalla realtà completamente, il che finì per renderlo prigioniero di Hitler, eccetera. È l'ultimo colloquio con la folla. Dalle oceaniche adunate di piazza alle tavole di un palcoscenico, quelle del lirico. Venso subito nella del mio discorso. Il popolo italiano e quindi bello! Ti Faremo di Milano la Stalingrado d'Italia. Una promessa che non potrà mantenere. Bisogna, dice, decembrizzare Milano. È l'ultimo stop. E questa è l'ultima platea. Poi c'è il terzo Mussolini. Il Mussolini patetico di Salò. Che. <ride> che vive in mezzo alle macerie del suo sistema, impotente a tutto, e che passa le serate eh, insieme ai suoi vecchi amici eh, del, del tempo dell'Avanti e del Partito social, Socialista, come, come Bombacci, come Carlo Silvestri, a sognare, a, a sognare un... un un nuovo fascismo che in realtà era il vecchio socialismo resta un socialista, in fondo. Ma lui lo era sempre rimasto, bisogna dire la verità. Lui, il, quando lui andò al potere voleva a tutti i costi il patto di pacificazione con i socialisti, furono gli squadristi che glielo mandarono all'aria. E perciò non amava i fascisti? No, Mussolini non ha mai amato i fascisti. La liberazione del 25 aprile 1945 riunificò un paese che dall'armistizio dell'8 settembre 1943 in poi era stato diviso in due e dilaniato nel territorio d'occupazione tedesca da una spietata guerra civile. Nell'autunno del 1943, mentre un duce che era ormai l'ombra di se stesso fingeva di far rinascere il fascismo delle origini, nell'Italia meridionale veniva ricostituito sotto la tutela degli anglo-americani un embrione di sovranità italiana. L'avevano preservato, pur con una fuga da Roma che era stata prematura e umiliante. Vittorio Emanuele III e il suo primo ministro maresciallo Badoglio. Come giudica lei la fuga del re e del maresciallo Badoglio da Ortona vicino a Pescara sulla corvetta baionetta eh, quando poi raggiunsero Brindisi? Lei ritiene che sia stata eh, una colpa imperdonabile l'abbandono senza ordini ai comandanti delle forze armate italiane? Oppure fu l'unico modo di assicurare la continuità dello Stato? Ma il motivo che fu addotto a posteriori è questo, è questo ultimo. Si voleva e si doveva assicurare la, la continuità dello, dello Stato. In realtà, sia al, al re che a Badoglio, vecchi, vecchi contadini piemontesi, anche il re, vecchi contadini piemontesi furbi. Eh, con, eh, furbi con una certa intelligenza pratica ma incapaci di immaginazione sfuggì la grande occasione che avevano di riaccreditare la monarchia in Italia che sarebbe stata di mandare a Brindisi il, il principe ereditario con poteri di luogotenenza e il re Rimanere a Roma e sulla soglia della, della reggia aspettare l'invasore tedesco per dirgli il responsabile dell'accaduto sono soltanto io, non il popolo italiano, non l'esercito italiano, sono io. E quindi, il e, quindi e quindi io sono pronto a pagare queste responsabilità. Con questo gesto. Vittorio Emanuele avrebbe salvato il poco, il pochissimo che restava dell'onore nazio nazionale e certamente la monarchia, perché questo gesto gli italiani lo avrebbero compensato. Non c'è dubbio, ma questo è inutile dirlo oggi, a che serve? È inutile dirlo anche ai vecchi monarchici eh, per i quali eh, il re era infallibile, eccetera, eccetera. Senta, ma Badoglio era un, un grande generale, un ottimo generale, era invece un uomo non capace di affrontare le emergenze, era un patriota, era un opportunista. Lei lo conosceva Badoglio, come sì, lo, lo definirei? Era entrambe le cose. Certamente Badoglio era l'unico professionista delle armi che avesse l'esercito italiano. Conosceva il mestiere, ecco Badoglio se si fosse arruolato nell'esercito tedesco non diventava né un Rundstedt né un Manstein cioè di uno dei grandi strateghi ma diventava un generale a uno o due stelle questo, questo sì perché il mestiere lo conosceva l'unica battaglia mano, manovrata della prima guerra mondiale quella del Sabotino la fece lui la inventò lui e nei manuali di storia coloniale di tutto il mondo, è citata l'impresa da Vissinia come un esempio di impresa esemplare. E che lei questo, ha conosciuto da Vissinia? Io conobbi Badoglio in quelle occasioni perché ero un partecipe di quella di quell avventura e poi l'ho frequentato dopo. Era un contadino accorto che sapeva però far bene i, i propri affari che quando rendeva un servizio al Paese, ne ha, resi, ne ha resi parecchi, se lo faceva ripagare, se lo faceva ripagare in soldi e in onorificenze. Un contadino piemontese, ecco, era migliore... però era assolutamente negato per la politica e soprattutto per le situazioni di emergenza come quella in cui si trovò il 25 luglio ma era migliore il rapporto con, de, che il re aveva con Mussolini o con Badoglio? beh con Mussolini il re doveva fare i conti con Badoglio no, gli dava ordini e Badoglio ubbidiva? Eh? beh Badoglio ubbidiva perché un soldato piemontese al re obbedisce. senta invece durante i in quel periodo no? eh, coincide invece dall'altra parte la Repubblica di Salò, eh, durante i quasi venti mesi della Repubblica di Salò. Ecco, cosa rappresentò Mussolini? Uno scudo contro la furia tedesca o fu invece un complice di Hitler? Ma per poter essere scudo contro la furia tedesca bisognava essere complice di Hitler, cioè dire fedeli e fedeli e, e all'alleato che era in realtà il padrone. In realtà Mussolini fece. Mussolini protestò sempre contro uh, le prepotenze che i tedeschi, non la Wehrmacht, ma uh, le SS perpetravano in Italia, ma protestò con una voce flebile perché non aveva poteri, non aveva poteri quindi, e quindi... Uh, lui non voleva fare la Repubblica di, Sa di Salò, fu obbligato a farla. Lui quando Scorzeni lo prelevò da campo imperatore sperava di essere condotta a Rocca delle Camminate e di potersi trarre in disparte da tutto quello che stava succe succedendo. Gli fu imposta, gli fu imposta sia dai tedeschi sia da quegli estremisti fascisti, i quali poi erano sempre stati, eh, sempre stati un elemento di fronda nel regime fascista. E in che invece vennero, vennero, fuori, vennero in quel... fuori in quell'occasione e lo presero prigioniero. Lui ebbe due carcerieri, l'SS di Hitler e, e, e i fanatici di un fascismo. O di un fascismo vecchio stile, squadrista, picchiatore, eccetera. Cioè eccetera. ciò che non amava, perché ciò non che amava, non amava nemmeno tanto Hitler. No, non amava Hitler, affatto. Hitler amava lui, ma lui non amava Hitler. Si moltiplicano i corpi di polizia del fascismo. Alessandro Pavolini fonda nell'estate del 44 le Brigate Nere. 110.000 reclute. Valerio Borghese comanda la decima Massa. 10.000 volontari. Renato Ricci è alla testa della Guardia Nazionale, 140.000 uomini. Graziani conta su un esercito di 57.000 soldati che non spiorerà mai la linea del fuoco. E ecco, chi erano coloro che si schierarono con la Repubblica Sociale Italiana e perché lo fecero? Ma dunque a Salò ci fu un po' di tutto. Ci furono anzitutto mh, i ladri di Polli i quali videro la possibilità di saccheggiare i pollai e di regolare certi conti perso, personali con i loro vicini di casa, con i loro eh, nemici personali, eccetera. E quelli, e quelli si arruolarono quasi, quasi tutti nella polizia di Salò. La, la polizia di, di Salò... Era cioè una mediocre Gestapo. Sì, una, ecco, era una imitazione una imitazione di pessima qualità della Gestapo che era già una imitazione di pessima qualità della, della polizia autentica. Poi ci furono, ci furono dei giovani, dei, dei ragazzi, dei ventenni, qualcuno dice addirittura anche eh, dei minorenni, i quali credettero arruolandosi nel piccolo esercito di, di, di Salò, di servire un ideale di fedeltà all'alleato e quindi di onore nazio, nazionale. Quanti siano stati non lo so, ma certamente ce ne furono. Poi ci furono, ci furono alcuni che veramente sperarono, collaborando con Salò, di salvare il salvabile, di salvare certe cose. Faccio dei nomi e dei casi, per esempio quello di Pisenti, ministro della giustizia, che non aveva mai dato prova di, di, grande, fasce, di, di grande attaccamento eh, al regime, ma che pensò e non si illuse soltanto, ottenne anche di far funzionare Pure in quelle condizioni la giustizia italiana in modo decente ci riuscirono più o meno. Ecco, appunto, ma fu una protezione in qualche modo questo regime ah, di Salò dalla Francia? Poi furia... ci, furono, ci, furono anche, ci furono anche dei combattenti che non volevano buttare via, diciamo così, il loro passato di, il loro passato di combattenti. Cioè a dire quello che avevano fatto in guerra e molti di loro avevano fatto delle cose grosse. Per esempio il tanto vituperato comandante della decima massa Valerio Borghese era stato un eroe in guerra. C'è poco da dire, molti aviatori, molti cacciatori soprattutto che, che si erano battuti nei cieli vollero continuare a combattere. Insomma, erano un po' fanatici questi, tutti questi che... Ma fanatici, alcuni erano fanatici, altri per esempio tutta la burocrazia delle regioni occupate. E rimase al suo posto, non per fanatismo, ma perché quel posto significava la continuazione della carriera, lo stipendio. C'era l'alibi che, bene o male, era la continuazione di uno Stato. E ci furono tante cose a Salò. Al governo Badoglio, prima insediato a Brindisi e poi a Salerno, fu dato l'appoggio di Palmiro Togliatti, leader comunista in esilio arrivato dall'URSS. Fu la cosiddetta svolta di Salerno del Partito Comunista Italiano. Frutto d'un realismo spregiudicato di Togliatti, ma anche di Stalin. Senta, ma perché non venne mai scatenata l'insurrezione generale contro i tedeschi quando erano in grotta, eh, cosa che era stata preannunciata dal Comitato di Liberazione Nazionale eh, di Alta e Non Italia. ci fu perché non era possibile farla. Perché la resistenza, chiamiamola col, finalmente. Col suo nome, non fu una resistenza ai tedeschi, fu una guerra civile fra italiani. E invece fu, fu, ci furono grandi, insomma, grandi lotte tra i partigiani e i repubblichini, cioè l'esercito di Salò? Sì lì, sì, lì ci furono delle lotte dei partigiani contro i repubblichini e delle lotte interne alle formazioni partigiane. Perché l'elemento comunista voleva il monopolio assoluto della resistenza. Fu una bruttissima guerra che continuò anche dopo la Resistenza, anche dopo la fine della guerra, a dimostrazione che la resistenza non era stata ai tedeschi, era stata ad altri italiani e continuò con le, vabbè, le foibe non furono. Non furono Farina del sacco italiano furono gli slavi che fecero questo, ma d'accordo con i comunisti italiani. Il triangolo della, della morte e viceversa fu la continuazione della, della guerra civile fra italiani. Ecco, ma lei come definirebbe l'esecuzione di Mussolini e di Claretta Petacci dei gerarchi e, e la loro esposizione a Piazzale Loreto, a Milano? Ecco, questa fu giustizia di popolo o per usare l'espressione dello statista e del celebre antifascista Ferruccio Parri, fu una macelleria messicana? Ecco, io non sono d'accordo con Parri in quanto la definì messicana. Fu un, una classica giustizia di piazza italiana, orrenda. Io l'ho vista, io ho visto l'esposizione dei cadaveri a Piazza Loreto e ancora mi vergogno. Come che impressione vergogno. le fece questo? Lei era un uomo giovane, un giovane, a ah, che impressione le fece? Un'impressione di orrore, veramente, e di vergogna di, di appartenere a gente che era capace di fare. Guardi che sto parlando della esposizione dei cadaveri, eh, ah, mi riferisco a quella, sì, perché tanto aver, dato, già morti. aver dato spettacolo di questo, questo spettacolo infame di gente che sputava, che orinava sui cadaveri appesi a un chiodo, questo che Parri chiamò messicano, io fossi messicano mi offenderei. Fu ecco, perché, peggio che Perché Messica. Mussolini e la Petacci già erano stati uccisi. Erano stati uccisi, tutti erano già stati uccisi quando furono esposti. Altra cosa, altra cosa sul fatto della giustizia sommaria. Quella era inevitabile. Cioè era inevitabile che lo uccidessero. Era inevitabile che lo uccidessero sul posto per evitare un processo a Mussolini. Che avrebbe spaccato ancora di più l'Italia di quanto già lo fosse, e lo era già moltissimo. Il processo a Mussolini non si poteva e non si doveva fare. In questo il Comitato di Liberazione ebbe ragione ad approvare a posteriori, perché l'ordine di fucilazione di Mussolini non venne dal CLN. Da chi venne, no, venne dall'ONGO. Venne dall'ongo, ma va di bene, io nonostante il mio anticomunismo dico che fu un ordine sacrosanto. Bisognava impedire a tutti i governi. Naturalmente la giustizia di piazza è sempre una cosa orrenda, è una cosa um, infame, però in quel caso era necessario. Ma la Petacci? Ecco, poi a questo si unì, fu aggiunto, De, furono aggiunti degli assassini a, gratuiti, come quello della Petacci, anche quella appesa per i piedi, a, con, le, con le sue vergogne denudate, anche contro di lei si sputò, anche su di lei si orinò. Queste, queste scene. La tricoteuse veramente. Questo indignò moltissimo anche Hitler, che venne a saperlo nel suo bunker. Dunque, io lì ho una testimonianza: la famosa famosa allora Anna Reich, l'aviatrice, che riuscì con un aliante a atterrare sul bunker di Hitler, già sotto la gragnuola di bombe eh, sovietiche. Era completamente isolato, ormai questo bunker era lì. Quindi si trovò presente quando la radio eh, che c'era scandì la notizia della, eh, di, di, piazzale di Piazzale Loreto, Loreto. Con, la, con la descrizione. Hitler ebbe una crisi di furore. Una crisi di amore verso il Duce, questa è la cosa curiosa, verso il quale lui aveva sempre nutrito un complesso, diciamo quasi di inferiorità, perché lo considerava il suo, il suo disprezzava l'Italia, ma aveva una specie di grande rispetto per il suo maestro Mussolini. La crisi di rabbia con cui disse degli italiani le cose più orrende, ma disse da no, Mussolini a me questa fine non me la faranno fare. L'Italia del 1945 era figlia della sconfitta, era un paese martoriato, nulla di paragonabile all'Italia d'oggi dove anche i bambini hanno il telefonino, eppure in quel paese così piagato ma così risoluto a guarire c'era una cosa che forse oggi manca un po', la speranza, la convinzione che domani sarebbe stato meglio di oggi e dopo domani meglio di domani. E questa convinzione gli italiani del 1945 l'avevano.